Cosa ha Belén Rodríguez? Come sta? Oggi ha rotto il silenzio su Instagram. Belén pubblica un messaggio su Instagram con una citazione di Elio Germano, attore e regista. Ormai da tempo i fan di Belén Rodríguez non nascondono la loro preoccupazione per le sue condizioni, poiché si teme stia passando un brutto periodo, anzi è quasi certo che sia così, ma nessuno sa di preciso cosa le sta succedendo. E oggi a rompere il silenzio con un messaggio un po' in codice è stata lei stessa, che qualche ora fa ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha inserito una foto dell'attore e regista Elio Germano, accompagnata da una sua citazione. Bisognerebbe fare teatro nelle scuole perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri può essere d'aiuto per far diventare migliore la nostra società. Cosa avrà voluto dire con questa frase di Germano? Periodo difficile per Belén Rodríguez, fatta fuori da tutti che vale se dalle Iene. Belén in qualche modo ha quindi voluto invitare tutti a mettersi nei panni altrui prima di giudicare e parlare degli altri? Probabilmente sì, ma cosa può averla ferita esattamente? Come affermato nel paragrafo precedente, di certo la bella argentina non sta attraversando un periodo positivo, almeno dal punto di vista del lavoro. Per la prima volta, infatti, si ritrova senza alcun programma televisivo, dato che Mediaset l'ha sostituita sia alla guida di Tusi che Vales che alla conduzione delle Iene, dove a prendere il suo posto sono state, rispettivamente, Giulia Stabile e Veronica Gentili. E se a Mediaset, azienda nella quale ha lavorato per molte stagioni sempre con discreto successo, per lei al momento non bolle nulla in pentola, qualche settimana fa c'è stato chi ha ipotizzato una trattativa con la Rai, dove in passato ha partecipato come co-conduttrice ad un paio di edizioni del Festival di Sanremo, ma è stata anche la padrona di casa di un altro programma trasmesso in prima serata su Rai 1, Andrà in porto la cosa. Domani sera Belén Rodríguez verrà imitata a tale e quale show da Amelia Villano. Auguradoci che nella sua vita tutto possa mettersi presto a posto, ricordiamo che Belén, in questo periodo accudita dalla mamma, domani in qualche modo sarà in TV, perché la vedremo in quel di tale e quale show. Ovviamente non sarà realmente lei, ma verrà imitata da Amelia Villano, che ricoprirà il ruolo di quarto giudice. Domenica scorsa, invece, a parlare di lei su Rai 1 è stato Fabrizio Corona Domenica In, il quale si è detto convinto che se lui non fosse finito in galera, lei non si sarebbe messa con Stefano De Martino.